Strade veronesi affollate di mezzi agricoli, in particolare di trattori pieni di cassette d'uva già da metà agosto. La raccolta anticipata delle uve nel Veronese, come in gran parte del nord Italia, è una delle conseguenze di un clima che sta cambiando e di una stagione, quella in corso, particolarmente siccitosa e calda. Un trend che si conferma da tempo, come ci spiega Stefano Casali, tecnico agronomo veronese. Negli ultimi anni c'è questo anticipo che si rincorre sempre anno dopo anno. E anche quest'anno infatti siamo in anticipo rispetto allo scorso anno. Iniziare a raccogliere alcune culture come il Merlot dopo Ferragosto a me personalmente è la prima volta che succede. Raccolta anticipata che inevitabilmente ha delle ricadute sulle viti. Tutta la fisiologia della pianta ma anche del grappolo diciamo così viene lievemente compromessa, soprattutto per esempio nella tenacia delle bucce dei grappoli, proprio perché tutto si anticipa e anche la pianta in sé, non essendo abituata a tutta questa frenesia, logicamente anno dopo anno registra delle, diciamo così, degli aspetti negativi, come per esempio la fruttificazione che non è sempre regolare. La stagione in corso, molto siccitosa, genera conseguenze anche sul prodotto. Abbiamo un prodotto che non è tipico delle nostre aree perché appunto è da tanto tempo che non piove, le piante stesse fanno fatica perché qua da noi è circa un anno che non piove. Le cure agronomiche che noi stiamo facendo nei nostri vigneti sono commisurate a quello che è il cambiamento climatico.